Benvenuti amici telespettatori, questo è il VIP Quiz Kit. Il vostro presentatore Tono vi accompagnerà in questo entusiasmante viaggio verso la demenza telefonica. Questo gioco consiste nel far fare delle domande all'insaputa del concorrente scritte da un altro concorrente. La vittima al telefono è ignara dello scherzo e ricordiamo che le domande verranno lette dal concorrente solo durante la chiamata, quindi saranno anche per lui una sorpresa. Il punto principale sarà non cambiare le domande. Il concorrente di oggi è Vice con le domande scritte da Tullo, la vittima Dogma dei fuoriserie. Via con la telefonata. Pronto, frate? Ciao Dogma, scusa l'orario. Tranquillissimo. Comunque, no, volevo dirti, no, stiamo guardando una gangbang di uomini maturi su RedTube. E mi sei venuto in mente per dare sto pezzo. Ma che cosa? No, stavo guardando sta gangbang di uomini maturi e mi sei venuto in mente. Ma come una gangbang di uomini maturi? Sì, su RedTube. E pensavamo di fare un pezzo intitolato Ingoio tutto. Ingoio tutto. Oh, Dio, nel concept. Sono ubriaco fradicio. No, sono tranquillo. Era ingoio tutto, prendete nel concept che nella vita ingoi sempre per poter sputare quello che hai dentro. Questo è un po' il concept del pezzo. Cioè, sembra una cazzata, ma in realtà c'è un fondo di serietà nella cosa. Il titolo è un po'. Cioè, è un po' ambiguo. L'imbarazzo è palpabile. No, lo so, bro. No, guarda. Adesso sono proprio nelle condizioni mentali. Beh, pensavamo io Tullo e magari una produzione sarebbe figo a quattro mani visto l'argomento di te e Doc. Signori! No? A quattro mani visto. No, cosa dici? Boh, ne parlo con gli altri. Ecco, perché... tu parli, ma ci sono loro, li puoi mettere in viva voce che magari li chiediamo direttamente. Magari se tipo suona Premiere, non so, al Pedro, possiamo aprirlo prima con sto ingoio tutto, che ho capito che... Cioè, ingoio tutto, lo chiamiamo Swallow Everything, così fa molto più internazionale. E poi ci organizziamo per il Pedro, tanto possiamo noleggiarlo per una sera, penso non sia un costo eccessivo. Ebbene, questa era la prima telefonata. Ci vediamo dopo una breve pausa.